Ci troviamo nel piazzale della funivia di Albino, dove da alcuni giorni sono in corso i lavori di ristrutturazione dell'intero impianto. Abbiamo il piacere di avere con noi il geometra Gianangelo Carlesci, che è responsabile dei servizi di manutenzione della SAB. Proprio da alcune ore sono arrivate le due nuove vetture. A lei spiegare un po' il meccanismo di questa ristrutturazione e quali vantaggi hanno queste due vetture. Niente, la ristrutturazione ha comportato la sostituzione di tutte le funi, quindi le portanti, le traenti, il soccorso, quindi la completa sostituzione di tutte le funi e la sostituzione delle vetture, che sono queste che abbiamo qua dietro, che sono vetture di nuova concezione, quindi sono completamente automatiche, apertura porte, quindi è tutto automatico e verranno montate nei prossimi giorni per permettere la ripresa dell'esercizio completo dell'impianto dal giorno 14, come era stabilito dal bando di chiusura. Possiamo dire che l'impianto è stato ristrutturato, ma non è che abbiate trovato difetti all'impianto complessivo? Difetti non ce ne sono, non sono stati trovati, vabbè, durante i lavori abbiamo sostituito alcune parti che di solito vengono sostituite durante la normale manutenzione dell'impianto, non sono state trovate anomalie perché l'impianto è perfettamente a posto e quindi siamo in grado di partire dopo gli opportuni collaudi del Ministero che vengono fatti settimana prossima. A livello strutturale non cambia niente, quindi l'impianto continuerà l'esercizio, verranno fatti ulteriori lavori adesso in questo momento, ma solo un discorso di lavori estetici, quindi verranno verniciati i tralicci di sostegno, verranno abbellite le stazioni proprio per invogliare un attimo quello che è il discorso dell'utilizzo della funivia. Poi diciamo cambierà un po' quello che è il livello estetico dell'impianto, sia la stazione di Albino che la stazione di Selvino. Le funi sono 7. Due portanti, due tenditrici, due traenti e una di soccorso. Esattamente, sì. Sia per quanto riguarda le funi, sia per quanto riguarda le cabine, da dove proviene? Allora, le funi arrivano dalla Valtrompia, quindi sono italiane, sono completamente italiane, arrivano da Brescia, mentre le cabine arrivano dalla Svizzera, ma su un progetto di un'azienda di Torino che è la Gudio, che è la vecchia azienda che aveva realizzato l'impianto funiviario di Albino Selvino. Abbiamo detto che l'impianto ripartirà il 15 di giugno, c'è in programma anche una forma di inaugurazione del nuovo impianto? Esatto, si sta programmando anche un evento che non verrà fatto nell'esatta corrispondenza dell'apertura dell'esercizio nuovo, però si sta organizzando con provincia, con i vari comuni del comprensorio per fare un evento in modo da mettere a conoscenza la popolazione di questi lavori di ristrutturazione e far vedere l'impianto, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto.